Nuovo appuntamento per SOS Arezzo TV, bentornato a Beppe Marconi. Tanto per cambiare piove, no, ora è un po' riaperto, dai. Apre, chiude, apre, chiude. Quando arriva vedrai che tipo ti farà caldo. Eh sì, ci lamenteremo. Oddio, no, vi lamenterete perché vado al fresco. Te vai dove? Vado in campagna, in montagna, al fresco. Campagna o montagna? Ma è perché sai, a una certa età bisogna salvaguardarsi bene, perché non è come te che ancora puoi soffrire, io voglio soffrire il meno possibile. Ma guarda, hai perfettamente ragione. Cioè, guarda, siamo tutti d'accordo. Senti, siamo in via da Bormida. Bormida, perché da l'accento Bormida. Va sulla O. Bormida. Io avrei detto ci avevi scommesso, invece è Bormida. Bormida. E perché si chiama così questa via? Ma in generale? Cosa ha fatto? Non lo so. Via generale da Bormida. Guarda, generale. Ma hai sfidato, siccome io sono uno che tende sempre a sapere le cose, sì, e non fa. Mi aggiornerai su questo. Subito e poi ti aggiorno. Benissimo. Perché siamo qui? Perché qui siamo all'asilo, il CEDRO, che dal prossimo anno scolastico, l'asilo, il CEDRO, Non c'è più. Nel senso che non è nel bando per i posti, per gli asili dell'anno prossimo. Perché il Comune d'Arezzo ha ritenuto opportuno, poiché ci sono poche, dice l'assessore competente, che ci sono poche iscrizioni nel prossimo anno, ha ritenuto opportuno trasferire quelle domande che ci sono, secondo lei poche, in altre strutture. Qui ci sarebbero stati praticamente due bambini soltanto, che diciamo di quelli già iscritti, che sarebbero rimasti, esatto, qua nell'unica sezione presente. Però si dice anche che qui i bambini restano soltanto un anno, non più di un anno la maggior parte, perché poi vengono trasferiti in altri locali, quindi di fatto non si sa effettivamente quali fossero le iscrizioni. I gestori attuali dicono che comunque 6-19 sarebbero raggiunti o quasi, e quindi di conseguenza la risposta c'era. L'amministrazione dice no, l'amministrazione deve tagliare, quindi sa benissimo che è molto semplice tagliare qui queste cose sul sociale. No, è perché l'uno si dice vero, c'erano solo due bambini che sarebbero rimasti, però non si può sapere in anticipo quanti sarebbero, magari ci sarebbero state tante, non lo sappiamo. No, c'era la volontà di chiuderlo. Non so sinceramente il punto più vicino a qui qual è, dove queste famiglie qui, che qui siamo nella zona di Gattolino, quindi è molto popolata, dove dovranno rivolgersi e portare i bambini all'asilo, e quindi di conseguenza perderanno un servizio importante, e la struttura non so poi cosa verrà adibita, perché in effetti la struttura rimane chiusa. Ma questa richiede la struttura? Ma penso che sia dall'amministrazione comunale. Sempre il comune, però era in gestione. Sì, una cooperativa. Una cooperativa. Esatto. È il cosiddetto sistema integrato, come lo chiamano oggi, no? Sì, sa benissimo, perché anche l'amministrazione è costretta a fare così, perché con il blocco delle assunzioni di fatto non aveva la possibilità di poter garantire servizi dappertutto, quindi l'unica strada era affidarli esternamente a cooperative esterne che hanno sempre un po' la stessa finalità sul sociale, e quindi continuare a dare i servizi. Questa amministrazione vuol dire che intende risparmiare. Peccato, perché cioè, questa è una bella area, cioè moltissimo, c'è verde, moltissimo verde, giochi, insomma è una, sembra a vedere da fuori una struttura ideale per, esatto, per bambini. Poi sappiamo che insomma chi ci è andato, i genitori si sono trovati bene. Esatto. Niente. Si poteva evitare, parla da me. Vogliamo di un assessore, tanto. Gli vogliamo dire l'assessore. L'assessore è un po' di più virile, quando parla, se no sembra mortorio. Ma che c'entra? Un po', no, così in generale, perché così quando si esprime, magari, che gli dà un po' di brio alla cosa, magari rimane anche più convincente, altrimenti quando parla così. Vabbè, non è che poteva dire oh, chiudiamo l'asilo. No, sicuramente no, ma dagli un po' più di verve, no? Un po' più di. Come si può dire? Gli dia lei una lei, visto che lei ha fatto il vice sindaco, quando do il vice sindaco le do del lei. Grazie. Quando torniamo a SS ti visto do che ho fatto un vice sindaco. Come tu, quando me l'avresti fatto tu l'annuncio? Aspetta. Sia più viva. Allora, tu sei il vice sindaco. Devi fare l'annuncio che chiudi questo asilo. Ma avrei detto magari le stesse cose, ma l'avrei detto in modo diverso. Dillo. Con il sorriso sulla faccia. Fallo vedere questo sorriso. È logico. Con il sorriso sulla faccia. Quel ghigno di che tanto ti frego. Cercando di fare il più possibile il convincente che la cosa era comunque sia positiva, far capire alla gente che effettivamente avevo ragione, e anche se non l'avevo, cercare di mettere in testa che l'avevo comunque. Però con più vivacità, un po' più di brio. Se no, altrimenti, assessore Tanti, un po' ci fa cadere le braccia, ci dia un po' di spirito. Lo sai che ogni volta che ottiene un risultato,
su Facebook scrive fatto. Io non ce l'ho Facebook, mi sa che mi tocca aggiornarmi. Dai. Mi sa che mi tocca mettere. Questo che dice il nostro Mirko, bel profilo ad hoc. Sì. Però devi stare attento che poi ti chiama in causa in delle cose che non si, dopo non sai dove si va a pagare. In che senso? Così, è vizioso? È vizioso. Ah, hai capito. Comunque, diciamo una cosa un po' populista, dai. Diciamolo. Quando si chiede un asilo è sempre brutto. Questo è vero. Ma facciamo, addolciamo la pillola più possibile. Addolciamola. Assessori tanti. Addolciamola la pillola. Quindi? Ne apriamo mezzo? No, siamo più convincenti, più vivi, più reattivi. Ma glielo chiude, ho capito, ma brio no, glielo chiude uguale. Ma non vuol dire, ma glielo dice in un altro modo, no, dai, su. Comunque a me dispiace che chiude quest'asilo. Sicuramente sì, quando chiude una struttura del genere fa sempre dispiacere, perché purtroppo i servizi cittadini diventano sempre minori. Ripetendo sempre le stesse cose, bla 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 bla. Amministrazione, facciamo un modo di chiudere il meno possibile e di cercare di andare avanti e di dare delle risposte ai cittadini, perché ce n'è sempre bisogno. Ci sono tanti branchi nel bilancio che si possono cercare di risparmiare, e però i servizi cittadini continuiamo a darli, visto che poi anche i cittadini li pagano anche abbastanza salati, non è che vengono gratis. Appunto. E comunque uno chiude. Chiude, questo rimane vuoto, chiuso, sì. E sarà uno degli immobili che rimangono chiusi a lungo, perché poi credo che l'anno prossimo lo riapriranno. No? Speriamo che lo diano a gestire qualcuno, altrimenti diventa come abbiamo fatto l'SOS lì al Pionta, che cade tutto, esatto. Distruggono tutto, entrano dentro. E quindi potrebbero dare gestione gestire. Anche un asilo privato. Perché no? Perché no? Dai, l'importante è che a qualcuno che mantenga. Esatto, che lo mantenga, bravo. Mi sembra bene. Esatto. Bene, ci vediamo domani. Ciao.